abbiamo presentato questo progetto che riguarda le piste ciclopedonali del Lago d'Orta. È un progetto che è riuscito a coinvolgere un sacco di attori del nostro territorio, a partire dalle due province, a partire dai comuni del territorio, non solo della fascia lacustre ma anche della fascia collinare, e le associazioni che sono così interessate dalle piste ciclopedonali. Questo progetto, questo dossier è stato creato per richiedere un contributo di 80.000 euro alla Compagnia di San Paolo, che utilizzeremo insieme alle risorse dei comuni per progettare opere per circa 3 milioni di euro, 2 milioni e 9. Quindi sicuramente un'opportunità per il Cusio, che finalmente si presenta unito e che può veramente fare una parte importante nello sviluppo turistico e nell'utilizzo dei fondi del PNR. Sono molto soddisfatto di questa sinergia e la porteremo avanti anche se non dovessimo ottenere i fondi del PNR. Allora, oggi abbiamo presentato questo progetto che ha l'ambizione di valorizzare le piste ciclopedonali che si affacciano sul Lago d'Orta. Quindi le piste che già oggi sono presenti, soprattutto quelle a mezza collina, quindi che attraversano i boschi e gli antichi borghi che guardano al Lago d'Orta, è un progetto che prevede da una prima fattibilità una spesa di 2.900.000 euro che i comuni partecipanti intenderebbero presentare ai finanziamenti del PNRR. Per fare questo è stato chiesto alla Compagnia di San Paolo, che ha fatto un bando specifico per le pre-progettazioni del PNRR, questo finanziamento di 80.000 euro. Lo studio di fattibilità ha un costo di 165.000 euro, la restante parte verranno sostenute in buona parte dai comuni partecipanti. Molto importante questo progetto perché il Lago d'Orta ha già delle piste ciclopedonali importanti, si stimano più di 500 km di piste ciclabili e più di 800 km di piste pedonali, quindi un valore veramente importante che oggi viene sostenuto e mantenuto da una fitta e agguerritissima rete di volontari. Quindi tutti i comuni partecipanti si sono fatti, diciamo, forza in questo per costituire questo tavolo e presentare questo progetto veramente interessante a Compagnia di San Paolo. Le proposte sono molteplici, noi partiamo dal rispetto il più ampio possibile innanzitutto della natura, che è la nostra fonte di ricchezze più importante. Chi va al Louvre riesce in un edificio molto grosso, peraltro a vedere un'infinità di bellissime opere, e si soggiorna e passa da una stanza all'altra per osservare questi capolavori. Noi non siamo come il Louvre, non siamo un edificio, ma noi siamo un posto che racchiude le stesse bellissime opere, anzi sono molto più varie e variegate, perché passiamo da eccellenze culinarie ad antichi mestieri, ad opere che comunque sono di altissimo pregio pittorico, scultorico, che i nostri antenati hanno voluto disseminare a tutto il lago. Noi siamo un museo all'aperto, ed è poi alla fine proprio il concetto di ecomuseo, che è il museo dell'intero luogo. Noi nello specifico stiamo lavorando per riuscire a far ottenere l'assegnazione di nuove bandiere blu al Lago d'Orta, distribuite un po' ovunque sulle 17 spiaggette che in questo momento sono censite da ARPA mensilmente. L'altro grosso impegno che ci vede per il momento solo all'inizio, perché siamo nelle fasi proprio di studio e di, come dire, formazione della squadra che poi opererà, è quella dell'assegnazione del riconoscimento come sito UNESCO all'isola di San Giulio, che è veramente un gioiello, un unicum al mondo, che va valorizzato in quanto unicum al mondo, grazie alla presenza delle suore benedettine poi in questi 50 anni, perché da quanto questo tempo che sono lì, è stato fatto un restauro non totale ma largamente importante di tutta l'isola e le strutture. Quindi di fatto in questo momento abbiamo un gioiello che risplende già in tutta la sua magnificenza. La squadra la stiamo formando con la nuova presidente dell'ente Sacrimonti, ma siamo in contatto con le fondazioni, siamo in contatto con tantissime persone del posto che hanno a cuore anche l'isola di San Giulio, anzi l'isola di San Giulio è il centro del nostro cuore.